altre parti d'Italia. Noi diamo particolare attenzione per l'appunto ai nostri studenti, sia che svolgano, diciamo così, o intraprendano una via che li porterà ad avere una laurea magistrale, sia che invece decidano per una laurea triennale. Noi abbiamo una tipologia abbastanza differenziata, chiaramente, di percorsi formativi. Ora io mi concentrerò in modo particolare sulla laurea magistrale, vale a dire la laurea quinquennale, la laurea a ciclo unico, viene chiamata in mille modi, ma il concetto è sempre quello, chiaramente, e poi magari il collega Benvenuti proseguirà con la laurea triennale. Fra l'altro sentirete dal collega come anche una scelta sulla laurea triennale non sia preclusiva in prospettiva, non sia preclusiva per un percorso ulteriore che completi con una laurea magistrale. Abbiamo cercato di far sì che gli esami presenti sia nella laurea magistrale sia nelle lauree triennali siano in certo qual modo compatibili, però su questo magari sarà più esplicito il collega Benvenuti. Per quanto riguarda, stavo dicendo, la laurea magistrale, una laurea a ciclo unico, una laurea che si svolge in 5 anni, è una laurea che si compone di 300 crediti, 300 CFU, crediti formativi universitari. Di questi 300 crediti, 30 crediti sono crediti cosiddetti crediti liberi, perciò crediti che possono essere diciamo così acquisiti autonomamente dai singoli studenti, andando a scegliere dei percorsi formativi di approfondimento dei singoli argomenti. Può essere un argomento pubblicistico, privatistico, storico giuridico, penalistico, questo da un punto di vista amministrativistico, oppure, che so io, filosofico. Questi sono tutti percorsi che possono essere fatti con quelle che una volta venivano chiamate materie a scelta, che io invece preferisco chiamare materie di indirizzo, che per permettono un ulteriore, diciamo così, approfondimento di certi particolari settori. Faccio degli esempi perché è bene essere chiari anche nelle cose più che apparentemente possono essere più semplici. Uno vuole approfondire un aspetto del diritto amministrativo. Bene, l'esame per l'appunto del collega Benvenuti, diritto degli enti locali, approfondisce un settore molto importante del diritto amministrativo, che è quello per l'appunto riguardante gli enti locali. Vogliamo vederlo, e qui mi coinvolgo direttamente, il settore storico giuridico. Benissimo, un esame fondamentale è sicuramente storia del diritto romano, ma all'interno di storia del diritto romano abbiamo una parte congrua che riguarda il diritto di famiglia, e attraverso l'esame per l'appunto che svolgo io, persone e famiglia in diritto romano, si può approfondire un settore specifico. Tutte queste cose sono messe a disposizione, vale per questo discorso che faccio io, vale un po' per tutti i settori, sono messe a disposizione in tutti i settori disciplinari presenti nel nostro dipartimento. Importante chiaramente è seguire il piano di studi, che alcuni ritengono forse un po' troppo rigido, ma in realtà è stato studiato in modo tale che lo studente possa arrivare senza grossa difficoltà a quella che è la meta alla quale giustamente deve puntare, e alla quale chiaramente puntano anche i genitori dei nostri studenti. Perciò un percorso regolare, che permette allo studente di dare le materie, diciamo così, in sequenza. Ci sono due semestri, un semestre che inizia verso la fine di settembre e termina sostanzialmente verso gennaio, poi dipende molto dai calendari, un secondo semestre che normalmente inizia verso febbraio e che termina verso i primi di giugno. In questi due semestri vengono distribuite le materie per l'appunto che sono a disposizione degli studenti. Noi raccomandiamo sempre, laddove sia possibile, noi raccomandiamo sempre la frequenza, perché la frequenza dà sicuramente uno scatto in più. Questo non vuol dire però che non si possa fare giurisprudenza anche come studenti che non frequentano, perciò come non frequentanti. In questo caso, e qui ritorno, ora non tutti l'avranno sentito, all'intervento dello studente tutor di Antonio che ha parlato poco fa, e in questo caso è importante il rapporto con il docente, perciò domandare, chiedere informazioni, avere contezza chiaramente anche dei programmi che devono essere sviluppati. Chiaramente nel percorso
annuale, sono distribuiti degli esami. Sono nozioni molto semplici, si trovano anche nel notiziario per lo studente, ma magari possono suscitare anche qualche domanda. Delle sessioni di esami che si concentrano, al momento che siamo a maggio, diciamolo subito, noi abbiamo una sessione con tre appelli fra i mesi di giugno e luglio, due appelli nel mese di settembre, abbiamo tre appelli nei mesi di gennaio, febbraio e un appello straordinario, chiamiamolo in questo modo, subito prima o subito dopo Pasqua, bisogna vedere quando cade la Pasqua, ma normalmente subito prima delle festività pasquali. Perciò c'è una distribuzione abbastanza variegata e abbastanza ampia. Quindi la cosa importante è quella di seguire quelle che sono le indicazioni per l'appunto che vengono fornite a tutti i singoli studenti. Vabbè, questo qui è abbastanza scontato per chi mi sente, a volte mi sento fare la domanda: professore, esistono materie propedeutiche? Sì, esistono delle materie propedeutiche, non sono tantissime, ma sono quelle materie che dovrebbero essere date prima, anzi devono essere date prima di un determinato, diciamo così, percorso. Sono tutte materie fondamentali, naturalmente. L'unica cosa sulla quale noi a volte, sia io che il collega, insistiamo nei nostri interventi di orientamento è quello di non, diciamo così, dare gli esami in modo casuale, ma di creare un percorso, diciamo così, che possa anche far comprendere la strada che si vuole per l'appunto intraprendere. Per quanto riguarda gli sbocchi professionali, beh, noi abbiamo le professioni principe, le professioni principe sono quelle dell'avvocato, perciò la carriera forense, quella di notaio e quella di magistrato, però non si deve pensare che siano solamente queste tre. Noi abbiamo avuto, sia io che il collega, modo di ascoltare un dirigente del Ministero del Lavoro che per l'appunto diceva: guardate che giurisprudenza apre almeno 26 strade, 26 professioni, probabilmente qualche cosa di più. Questo per dire che non necessariamente chi intraprende la strada di giurisprudenza, una laurea magistrale in giurisprudenza, deve avere come obiettivo esclusivamente il diventare avvocato, il diventare giudice, il diventare notaio. Ci sono altre strade che possono essere prese dal dirigente d'azienda, dal dirigente pubblico, dal funzionario pubblico, quadro, ma si possono trovare anche come consulenti nell'ambito per l'appunto delle imprese. Perciò voglio dire, sarebbe diciamo, un elenco della spesa veramente lunghissimo, però nel percorso, ecco, lo studente, le nostre studentesse, i nostri studenti possono, attraverso anche lo strumento del tutorato, avere delle ulteriori informazioni, di avere anche dei chiarimenti, di porre delle domande. Perciò, diciamo così, è un lavoro, un work in progress, nel vero senso della parola, vale a dire un lavoro che va avanti giorno a giorno. E quello che possiamo dire agli studenti che in questo momento mi stanno ascoltando e ai genitori che eventualmente sono collegati con noi, ecco, dovete, come diceva prima il nostro studente tutor, avere un rapporto diretto con i singoli, con le singole professoresse, con i singoli professori che sono presenti all'interno del Dipartimento. Una annotazione voglio fare, poi passo perché è bene non parlare tanto e lasciare più spazio magari alle domande. Un'annotazione, una cosa alla quale noi teniamo molto, non dico solamente a giurisprudenza, ma in generale nell'Ateneo Senese, è la internazionalizzazione. Perciò la possibilità, noi spingiamo i nostri studenti ad avere delle esperienze. Ora in queste condizioni è un po' più complesso, però insomma noi ci auguriamo che il tutto possa terminare il più rapidamente possibile. Noi stimoliamo i nostri studenti ad avere delle esperienze, quelle esperienze Erasmus, ma non solo Erasmus, e anzi premiamo attraverso dei punti aggiuntivi in sede di laurea coloro che hanno queste esperienze, coloro che vanno a, diciamo così, ad avere esperienze internazionali in Francia, in Germania, in Spagna e, diciamo così, acquisiscono un numero di crediti che può essere scontato dai 300 crediti o può essere messo anche in eccedenza, ma che viene comunque considerato
come un qualche cosa di, che costituisce un elemento per poter dare una forma di premialità, per l'appunto, come dicevo, al momento della laurea. Perciò noi spingiamo, è chiaro, non tutte le materie sono anche insegnate in lingua inglese, ma insomma, ancora nei tribunali italiani si parla, non so per quanto, ma ancora si parla l'italiano, perciò è abbastanza chiaro che dovremmo spiegare in italiano. Ciononostante abbiamo, soprattutto nel settore internazionalistico, esami che vengono impartiti, sono tutti chiaramente a scelta dello studente, possono essere affrontati esami in lingua inglese, dove si impartisce la lezione, si fa l'esame, tutto in lingua inglese, addirittura abbiamo un esame nell'ambito di diritto del lavoro che viene impartito in lingua spagnola. Questo per far comprendere che Siena è molto aperta e punta molto alla internazionalizzazione, fra l'altro anche come percentuale di attenzione, diciamo così, verso il settore internazionale, diciamo così, noi ci collochiamo anche qui ai vertici, diciamo, delle università italiane, proprio perché c'è stato e continua ad esserci un grosso investimento. Io faccio parte anche del consiglio di amministrazione dell'Università di Siena e vi assicuro che anche nel consiglio di amministrazione con gli altri colleghi e con il magnifico rettore guardiamo sempre con molta attenzione agli studenti, ma anche proprio alla possibilità che la loro formazione sia la più ampia e europea possibile. Ora passerei la parola al collega Benvenuti per un rapido intervento sulle lauree triennali e quant'altro chiaramente vorrà dire. Sì, grazie Roberto. Parlerò anche delle lauree triennali, voglio aggiungere soltanto una cosa proprio per completare quanto tu stavi dicendo relativamente ai corsi in lingua inglese. Ecco, l'inglese è effettivamente molto importante. Come è noto, la legge prevede che l'obbligo di conoscere la lingua inglese per le lauree triennali è previsto il livello B1 che corrisponde al PET, per le lauree magistrali è necessario conseguire il livello B2, quindi quello che corrisponde al FIRST. Poi ci sono anche percorsi di laurea che richiedono livelli di conoscenza della lingua e certificazioni di superiori. Però ecco, per noi a giurisprudenza nell'ambito della laurea magistrale è richiesto per potersi laureare l'acquisizione del livello B2, B1 e B2. Ecco, gli studenti che, questa è un'informazione che può essere utile, gli studenti che durante la scuola, durante il loro percorso scolastico hanno già conseguito queste certificazioni o il B1 o il B2 o addirittura certificazioni superiori, presentandole al momento dopo l'iscrizione, ecco, quei crediti previsti per queste per quella conoscenza della lingua inglese, per queste idoneità, verranno riconosciuti dal Comitato per la Didattica e dal Centro Linguistico di Ateneo. Coloro che invece non hanno ancora conseguito nessuna certificazione, ecco, è utile informare che il Centro Linguistico di Ateneo organizza dei corsi di laurea, dei corsi, scusate, di lingua, che permettono poi appunto agli studenti di superare questi esami che sono obbligatori, anche perché poi se si fanno esperienze all'estero, come fra l'altro diceva anche il collega, lo sottolineava, la conoscenza della lingua straniera è importante. E per gli studenti che ritengono opportuno andare in università dove la lingua non è l'inglese, ma ad esempio il francese, il tedesco, lo spagnolo o altre lingue straniere, comunque il centro linguistico dà la possibilità di frequentare dei corsi per non trovarsi impreparati al momento in cui loro sceglieranno di affrontare questa esperienza che noi, ripeto, cerchiamo di incentivare in tutti i modi. Ecco, la laurea magistrale, come diceva il collega, è quella, diciamo così, che anche dal punto di vista degli anni ha una durata maggiore, sono 5 anni.
Però nel nostro dipartimento vi è anche un corso di laurea triennale ed è il corso di laurea in servizi giuridici, il quale è organizzato in tre indirizzi. Il primo indirizzo è per consulente del lavoro, quindi di fatto scelgono questo indirizzo, questo corso di laurea in servizi giuridici con indirizzo consulente del lavoro, coloro che aspirano ovviamente a intraprendere quel tipo di professione, quella di consulente del lavoro, per la quale è un libero professionista, normalmente il consulente del lavoro, però la legge prevede che non sia necessaria la laurea magistrale e sia sufficiente una laurea triennale, per cui noi abbiamo organizzato, ormai siamo stati fra i primissimi in Italia, un corso di laurea proprio indirizzato a quell'obiettivo di formare i futuri consulenti del lavoro. Poi abbiamo altri due corsi che sono sempre nell'ambito del corso di laurea in servizi giuridici, altri due indirizzi. Il primo è quello in amministrazione, sicurezza e servizi al territorio. E quindi sono tematiche molto interessanti che riguardano appunto l'amministrazione pubblica, in particolare le amministrazioni locali, i servizi al territorio, e il tema oggi di grande interesse della sicurezza sul territorio. E poi un altro indirizzo è quello per impresa, ambiente e sistemi agroalimentari. Quindi anche qui si va, diciamo, sul territorio, perché l'ambiente, la materia ambientale, le problematiche dell'impresa collegate appunto alle problematiche ambientali e agroalimentari sono temi di grande attualità. Ecco, questi tre indirizzi sono articolati anche in un modo, direi, molto interessante, perché il primo anno è comune, per cui di fatto gli studenti presentano, diciamo, ed è soprattutto già dal secondo anno abbiamo diciamo una maggiore specificazione, ma poi è proprio nel terzo anno che ognuno di questi indirizzi, diciamo, presenta delle particolarità e quindi come dire, approfondisce le tematiche specifiche del singolo indirizzo. Quindi sono organizzati in modo comunque al primo anno di fornire una formazione di base comune che è assolutamente necessaria. E poi a partire dal secondo anno affrontare più specificatamente le tematiche proprie dei singoli indirizzi. Un'altra caratteristica di questi corsi di laurea è che l'indirizzo per consulente del lavoro è impartito nella sede di Siena, quindi direttamente qui insieme al corso di laurea magistrale in giurisprudenza, mentre invece gli altri due indirizzi, impresa ambiente e sistemi agroalimentari, e amministrazione, sicurezza e servizi al territorio vengono integralmente impartiti nella sede di Arezzo, perché l'Università di Siena ha anche questa sede ad Arezzo, in cui appunto vi sono alcuni corsi di laurea, e nello specifico appunto noi abbiamo optato per appunto affidare alla sede di Arezzo la gestione di questi due indirizzi. Abbiamo anche un'altra sede distaccata, anche se diciamo questa è diciamo quella di Grosseto, per la quale abbiamo organizzato per il corso di laurea magistrale delle lezioni, diciamo, anche in teledidattica, per cui lì c'è una sorta di didattica mista per ciò che riguarda appunto il corso di laurea magistrale, però comunque in quel caso lo studente è iscritto all'Università di Siena con sede a Sede Siena, Siena. però può frequentare appunto alcune lezioni in teledidattica, ma anche in presenza con alcuni docenti anche nella sede grossetana, per cui c'è, diciamo, un ampliamento dell'offerta che permette effettivamente a coloro che decidono di iscriversi a Siena di non solo di scegliere il corso di laurea che ritengono più adatto a quelli che sono i propri obiettivi o le proprie aspirazioni, ma anche di valutare anche la sede, quindi chi
non bisogna dimenticare che anche la sede aretina è una sede perfettamente organizzata dove i servizi sono ottimi. Ecco, gli sbocchi professionali. Beh, il corso di laurea triennale, ovviamente, mentre a differenza del corso di laurea magistrale, chiaramente diciamo, vi è un più ampio ventaglio di sbocchi professionali. I corsi di laurea triennali sono, come avete sentito, anche più mirati, cioè sono più indirizzati a formare lo studente in alcuni settori, che poi sono però settori di grande interesse proprio per la comunità e per le imprese. E infatti vi è una ricaduta sul territorio, e quindi questi hanno, diciamo, vi è anche, sono alcuni di questi, due di questi corsi di laurea sono stati anche attivati anche in collaborazioni con amministrazioni pubbliche, con comuni, con l'ANCI, per cui abbiamo, diciamo, c'è una richiesta che viene anche dal territorio per attivare questo tipo di offerta formativa. Ovviamente lo studente che si consegue la laurea triennale e desiderasse in futuro conseguire la laurea magistrale, questo lo può fare, non gli è certamente precluso, anzi. Lo studente ovviamente è già in possesso di una laurea, quindi di un titolo che è spendibile nel mondo del lavoro, ma può anche decidere poi di completare il proprio percorso con un successivo periodo di studi che o acquisendo appunto la laurea magistrale in giurisprudenza, oppure in futuro si ipotizza anche la creazione di alcuni percorsi biennali. Però per il momento si dà la possibilità allo studente di conseguire la laurea magistrale. Certo, bisognerà valutare i crediti, perché tenendo conto appunto dei crediti che sono stati e si sono conseguiti nell'ambito delle lauree triennali, in alcune materie sarà necessario inevitabilmente fare qualche piccola integrazione, però il grosso viene certamente riconosciuto e con ulteriori 2 anni lo studente ha l'opportunità di laurearsi anche in giurisprudenza, di diventare dottore magistrale in giurisprudenza. Quindi è un'ulteriore opportunità che abbiamo cercato di organizzare nel migliore dei modi. Aggiungo che poi il laureato a Siena ha anche numerose opportunità nel post laurea. Una delle principali è certamente la scuola di specializzazione per le professioni legali. Come è noto, per poter diventare poi avvocato, notaio, occorre chiaramente anche completare la propria formazione post laurea e bisogna dire che la scuola di specializzazione dà, direi, dei grossi risultati proprio in quella direzione. C'è da dire poi anche che il vantaggio, fra virgolette, di studiare a Siena è che il rapporto con i docenti è molto stretto, direi è molto bene organizzato, come diceva prima anche il collega e anche lo studente tutor. E quindi anche in queste attività post laurea vi è un tutorato che permette quindi comunque agli studenti di affrontare poi molto bene l'ingresso alla professione. Aggiungo un'ultimissima cosa che riguarda la laurea magistrale in giurisprudenza, cioè la possibilità prevista dalla legge al quinto anno di anticipare 6 dei 18 mesi che la legge prescrive come necessari per poter poi sostenere l'esame per diventare avvocato o notaio. La legge appunto prevede 18 mesi. Ecco, noi ci siamo organizzati in modo tale da consentire allo studente nel corso dell'ultimo anno di anticipare 6 mesi di pratica in uno studio e quindi di fatto di prepararsi più assiduamente e anche in modo anticipato poi all'ingresso nel mondo del lavoro e all'esame per avvocato o notaio. Questa è una Ecco. grossa opportunità. Abbiamo poi accordi e convenzioni quindi con gli ordini degli avvocati, con i notai, con
Anche questo vale, quello che vi dicevo, anche per i consulenti del lavoro, perché anche per chi si iscrive al corso triennale per consulente del lavoro ha l'opportunità di anticipare 6 mesi di pratica durante l'ultimo anno del corso. E poi appunto abbiamo molti comunque rapporti con studi legali e appunto ordini professionali che ci permettono effettivamente di affiancare gli studenti poi una volta conseguita la laurea. Ecco, Stefano, a proposito di quello che sì, stavi, Stefano, a proposito di quello prego. che stavi dicendo, ho letto per l'appunto un messaggio di Antonio. Ecco, noi abbiamo uno studente tutor che proprio in questo momento sta svolgendo, io vorrei che ne parlasse molto rapidamente perché ho visto che c'è uno studente Trabalzini che si è già, Niccolò Trabalzini che si è già messo in lista per fare una domanda. Io chiederei ad Antonio Sì. velocemente per l'appunto di raccontare la Sì. sua esperienza. Mi limito ad esporre la pratica anticipata come funziona? Sì, va bene, Ok. perfetto. Ora mi presento a tutti e per chi non ci fosse prima, sono Antonio Ragazzo, sono uno studente dell'ultimo anno di giurisprudenza, laureando prossimo, e vi porto la mia esperienza con riferimento a una delle possibilità a cui faceva riferimento il professor Benvenuti, la cosiddetta pratica anticipata. Vorrei fare un po' di chiarezza perché da studente so la difficoltà che si ha nell'approcciarsi al mondo del lavoro quando sembra tutto così distante, l'avvocatura, la magistratura. In realtà è tutto molto più semplice rispetto a quello che sembra. Concluso il percorso con la laurea magistrale a 5 anni, c'è la possibilità di iscriversi ad un qualunque ordine forense per fare 18 mesi di pratica. I 18 mesi di pratica danno la possibilità di poter iscriversi all'esame di Stato che si tiene per l'avvocatura ogni dicembre di ogni anno, salvo evidentemente la situazione particolare, ma che ai nuovi studenti non interessa, di quest'anno per l'emergenza. Come diceva ancora il professor Benvenuti, c'è poi la possibilità di poter tuttavia seguire altri percorsi, poter anticipare questa pratica fino ad un massimo di 6 mesi. Io personalmente con l'Università di Siena ho sfruttato di questa opportunità che non è affatto scontata. Infatti, sia a livello legislativo, quindi a livello generale, il Ministero permette la possibilità, insieme all'Ordine e al Consiglio dell'Ordine Forense a livello nazionale, di realizzare una cosa del genere, è indispensabile anche che la stessa università si accordi con il Consiglio dell'Ordine del territorio per dare la possibilità al proprio studente, compilando qualche carta e trovando un proprio dominus, quindi un proprio avvocato, di poter anticipare. Quali sono gli effetti pratici, ci si potrebbe legittimamente chiedere, di una pratica anticipata? In realtà non sono affatto simili. Anticipare di 6 mesi significa infatti concludere entro 12 mesi dal momento della laurea e quindi recuperare un intero anno, posto che l'esame è sempre a dicembre, e dunque inserirsi nel mondo del lavoro prima. Per tutti quelli che ci ascoltano, però vorrei chiarire un ulteriore aspetto, che anche per la strada della scuola di specializzazione, cui faceva riferimento il professor Benvenuti, bisogna tenere presente che la scuola di specializzazione, che si compone di 2 anni, e Siena ha una scuola di specializzazione, vale anch'essa come 12 mesi ai fini della pratica forense. Quindi, in teoria, volendo fare un esempio, chiudere ed essere chiari, ci può essere la possibilità di laurearsi, fare 18 mesi e fare l'esame d'avvocato ogni dicembre dell'anno. C'è la possibilità di 6 mesi in anticipo più ulteriori 12 dopo la laurea e quindi recuperare un intero anno ai fini dell'esame d'avvocato che si tiene sempre a dicembre. Vi è la possibilità di fare ben 2 anni di scuola di specializzazione e a quel punto iscriversi al primo concorso utile per la magistratura. Vi è la possibilità ulteriore, se qualcuno vuol segnarsela, di fare il cosiddetto tirocinio ex articolo 73, si trova facilmente su Google, che è la possibilità per 18 mesi di essere affiancata ad un magistrato dalle corti superiori che sono a Roma fino al tribunale ordinario della circoscrizione più vicina al cittadino. E questi 18 mesi valgono, al pari dei 2 anni della scuola di specializzazione, come 12 mesi
di pratica forense che associati a quei sei eventualmente anticipati vi danno a quel punto la possibilità, vi faccio il mio caso e per quello ne parlo con tutta questa tranquillità, a 25 anni di potervi aprire ogni possibilità, e se avete questa possibilità l'avete perché c'è un'università dietro che ha avuto la briga di stipulare un accordo con l'ordine forense che vi dà la possibilità di essere seguiti, perché c'è un tutor che viene scelto direttamente dall'università che vi segue durante questa fase, così come diceva il professor Benvenuti, nella fase successiva. Molto bene Antonio, molto bene. Mi pare sono che c'è un intervento che si è prenotata, è Nicole Cavalieri. Sì, salve. Trabalzini. E poi Trabalzini, salve. Sì, prima Cavalieri. Semmai, via via che interverrete, mi scusi signorina, facendo la domanda, ecco, specificate se volete che vi risponda il docente o uno studente tutor, così almeno sappiamo come smistare anche gli interventi che verranno fatti in seguito. Prego, signorina. Sì, innanzitutto grazie per la parola e mi scuso se non riesco ad aprire il video, ma essendo collegata da telefono un po' di difficoltà, però ecco, spero non sia un problema. No, assolutamente. Insomma, da dove viene, signorina? Da Terni, in Umbria. Ah, benissimo. È all'ultimo anno di studi? Esatto, l'ultimo anno di liceo classico. Benissimo, perfetto. Abbiamo molti umbri qui da noi e molti ternani, perciò si troverà in compagnia. Prego, sì, signorina. Infatti mi hanno parlato molto bene della vostra università, ecco. La mia domanda era, sarei interessata a conseguire una laurea magistrale in giurisprudenza, inserendo però all'interno del percorso alcuni esami in inglese, per delineare un profilo professionale con una vocazione più internazionale, diciamo. E, a questo proposito, quindi, vorrei che mi rispondesse un docente. E, la mia domanda, appunto, era: la vostra università offre, oltre alle esperienze Erasmus, anche la possibilità di un double degree all'estero, cioè la possibilità di prendere un doppio titolo, quello italiano e ad esempio quello statunitense durante l'ultimo anno di università? Prego Stefano. Beh, dunque, da questo punto di vista noi non abbiamo specificatamente per giurisprudenza il double degree, però abbiamo comunque organizzato il percorso che permette effettivamente di, salvo alcune, abbiamo qualcosa con la Spagna, se non sbaglio. Con la Spagna, no? Ma anche con la Francia. E anche con la Francia, quindi sì, no, c'è qualche cosa del genere. Ci permetta di magari eventualmente, se ci ricontatta su questo argomento specifico, le potremmo dare delle informazioni molto più dettagliate. Magari, guardi signorina, scusa se mi intervengo in un momento, poi ti lascio la parola. Noi abbiamo anche, grazie ad alcuni colleghi, per esempio nell'ambito del diritto commerciale, dei contatti molto importanti con università e con percorsi di studio con il Sud America, vale a dire con il Brasile, con l'Argentina, con il Messico, possibilità con la Colombia, con la possibilità perciò anche di avere, diciamo così, delle esperienze extra europee, cosa che mi pare chiedesse lei. Scusami, Stefano. Esatto. No, le esperienze extra europee non ci sono problemi, anche con Israele, appunto, negli Stati Uniti, eccetera. Però forse la signorina si riferiva proprio al titolo double degree, per cui su quello bisogna che magari ci informiamo meglio per dargli un'indicazione molto più specifica. Ora sul momento mi trovo un po' impreparato. No, capisco che è una capisco, è una domanda molto specifica e settoriale, però avendo accumulato un bagaglio di esperienze, diciamo, ascoltando anche altri interventi, comunque penso adesso da semplice studente liceale che questa possa essere la mia strada, insomma. Poi, ottimo, ovviamente... ottimo signorina, ma guardi che è un qualche cosa che noi non solo guardiamo con molta attenzione, ma anzi cerchiamo, come se mi ha sentito prima, noi cerchiamo di stimolare i nostri studenti ad avere questa esperienza all'estero, perciò lei può fare degli esami all'estero in lingua inglese o in altra lingua, chiaramente, esami che comunque completeranno in forma internazionalistica, diciamo così, il suo percorso, che potrà fare a Siena e all'estero. Quindi una possibilità che sicuramente lei avrà a Siena
a disposizione, anche dei percorsi vestiti proprio su quello che lei vuole, diciamo così, raggiungere e conseguire. Quindi mi sembra una domanda più che legittima. Grazie. Signor Travalzini. Buongiorno, grazie della parola. Io frequento il quinto liceo scientifico a Montepulciano e vorrei fare una domanda ai professori. Una volta conseguita la laurea in amministrazione, imprese e servizi al territorio di servizi giuridici. La triennale? La triennale, sì. Quali sono gli sbocchi lavorativi proprio specifici? E se è possibile poi in seguito anche accedere ai concorsi nelle forze armate. Allora rispondo io, anche perché Travalzini, ti do del tu, sei un mio concittadino, vedo che sei nell'immagine che appare un Travalzini piccolo con la fascia tricolore, sei stato il sindaco dei ragazzi, dico bene? Sì, nel 2013-14. Ecco, sì, ti vedo a fianco con l'amico Andrea Rossi, con l'allora sindaco di Montepulciano. Bene, mi fa piacere. Allora, quali sono chiaramente gli sbocchi professionali? Già il nome, l'indicazione che ti ha dato il mio collega ti fa capire che è utile chiaramente questo per tutti i concorsi, come funzionario chiaramente all'interno delle amministrazioni pubbliche, che siano comuni, province, regioni, città metropolitane e quant'altro. Perciò diciamo così, questi corsi triennali come quello in amministrazione, così come alla quale ti facevi riferimento Travalzini, sono corsi professionalizzanti che perciò da una parte ti inseriscono nel mondo del lavoro, dall'altra non ti precludono di poter prendere una laurea magistrale per l'appunto successivamente. Per quanto riguarda la polizia, la laurea triennale è sicuramente utilizzabile, tieni conto però che per certi percorsi, se vuoi fare, tanto per essere chiaro, il commissario, il questore, insomma la carriera, diciamo, o la carriera prefettizia, lì occorre una laurea magistrale. Però la laurea triennale può essere utilizzata all'interno di certi percorsi che le forze armate o comunque le forze di pubblica sicurezza possono sicuramente offrire. Va bene, Nicolò? Travalzini? Grazie mille. Sì, grazie per tutto chiaro? Sì, sì, tutto a posto, grazie. Perfetto, il nostro Travalzini. Stefano? La signorina Lucia Damiani. Buongiorno, grazie per la parola. Volevo fare una domanda. Allora, io frequento il quinto liceo scientifico dell'Aquila e mi piacerebbe, insomma, venire a studiare all'Università di Siena, sia comunque per l'offerta, sia comunque perché mi piacerebbe affrontare comunque l'università in un posto diverso. In questo senso, esistono tipo delle borse di studio, comunque delle agevolazioni per il trasferimento vicino alla struttura dell'università o comunque diciamo degli aiuti economici in questo senso? Guarda, innanzitutto benvenuta a questo incontro, sei la seconda abruzzese, c'è una tua collega di Pescara che non so se è ancora in contatto con noi, che comunque ci ha fatto compagnia per un po' di tempo. Ci sono dei supporti molto importanti. Prima cosa, guarda con attenzione il regolamento tasse, perché il regolamento tasse può dare di per sé un aiuto molto importante. Noi abbiamo una no tax area molto più ampia rispetto a quella che hanno altre università e soprattutto laddove in altre università, diciamo così, le tasse vengono pagate integralmente al di sopra di 30.000 euro o cifre ISEE, io parlo naturalmente, noi qui arriviamo praticamente a 99.999 euro, perciò a 100.000 euro. Da 100.000 euro in su paghi tutte le tasse. Già questo di per sé credo possa essere considerato una agevolazione. Poi ci sono borse di studio, ci sono c'è la possibilità sempre partecipando ai bandi del diritto allo studio universitario, il DSU toscano, la possibilità di avere accesso alle case degli studenti. Noi ne abbiamo
un numero elevatissimo, se non vado errato Stefano 16, non so se dico bene. Sì, Stefano. Sì, 16. Ecco, e attenzione, eventualmente tu dovessi essere vincitrice, questi alloggi sono assolutamente gratuiti. Puoi avere agevolazioni per quanto riguarda l'utilizzo della mensa, puoi avere il prestito d'onore, ci possono essere mille e più possibilità. In questo senso io chiederei a uno degli studenti tutor che è in collegamento con noi di, se hanno delle esperienze in tal senso. Alessandro, se non vado errato, tu abiti in una anche casa Stefano dello studente. Longo, anche, lui. Anche Stefano, te Alessandro, ora ho visto Alessandro, sei in una casa dello studente, dico bene o dico male? Sì, sì. Quanto paghi al mese, Alessandro? Zero. Ecco, perciò vede signorina che quello che raccontiamo è vero, però mai credere a un professore, diciamo di credere a un suo collega, forza Alessandro. Ciao, io mi presento, sono Alessandro, iscritto al quinto anno di giurisprudenza e sono uno studente fuori sede, quindi vengo da fuori regione, sono campano. E da 5 anni vivo a Siena e vivo all'interno di una residenza universitaria perché appunto ho fatto richiesta per ottenere questi benefici al DSU Toscana, che è l'azienda regionale del diritto allo studio. E, nel mese di luglio-agosto viene pubblicato un bando dove diciamo sono poi specificati tutti i requisiti sia economici ma anche requisiti di merito. I vincitori e quindi gli idonei a borsa di studio e posto alloggio hanno diritto ad una serie di servizi. Tra questi c'è appunto il posto alloggio, quindi la possibilità di vivere in una residenza, una struttura universitaria, quindi residenza universitaria, di poter diciamo accedere ai servizi della mensa gratuitamente, ad avere un esonero dalle tasse universitarie e in più c'è anche un contributo economico che l'azienda diciamo dà ai beneficiari. E, ci sono, come diceva già il professore, circa 11-12 residenze all'interno del territorio senese e personalmente io vivo nella residenza più vicina alla facoltà, vista solo 2 minuti dalla facoltà, ovvero il mio portone è vicino a quello della facoltà. Ti vedi dalla finestra? Sì. E, non so, poi comunque le residenze sono... Si crea un bel ambiente all'interno delle residenze perché come me ci sono tanti altri studenti, non solo studenti diciamo fuori sede, ma anche studenti internazionali, quindi hai la possibilità di conoscere nuove culture, di imparare anche una lingua, di fare gruppo con altre persone. A me ha aiutato un sacco perché io quando sono arrivato a Siena diciamo non conoscevo nessuno, non avevo diciamo conoscenze. Grazie alla residenza mi sono integrato molto in quello che è appunto il tessuto di una comunità accademica, diciamo quindi facendo gruppo con altri studenti. Bene, grazie Alessandro. Ci sono altri Stefano in linea? Dunque, in linea sono molti. No, in linea, ah, sì, Vitola, signora Vitolo, signorina Vitolo, Carolina. Signorina Vitolo? Sì, eccomi. Benissimo, perfetto. Buonasera. A lei la parola. Niente, appunto, come scrivevo nel messaggio, vorrei avere maggiori informazioni riguardo alla triennale in impresa e sistemi agroalimentari. E oltretutto io, nel caso mi iscrivessi, sarei studentessa lavoratrice, quindi vorrei un attimo capire come funziona per chi... Avrà anche qui un supporto sicuramente. Passo la parola per la triennale al collega Benvenuti e volevo domandare Stefano, ma il collega Pelliccia è in collegamento o no? No, non è in collegamento. Va bene. Prego, a te la parola. Comunque possiamo dare delle indicazioni anche noi. Beh, intanto relativamente agli sbocchi professionali, quelli della triennale, soprattutto in questo settore dove c'è appunto il rapporto fra impresa, problemi ambientali, sistemi agroalimentari, è chiaramente rivolto soprattutto a chi poi
può accedere e vuole accedere nell'ambito di questi specifici settori, ma anche nell'ambito di pubbliche amministrazioni, perché soprattutto nell'ambito del settore ambientale, di sistemi agroalimentari, diciamo, vi sono anche nell'ambito delle stessi comuni o nelle pubbliche, quindi in generale delle pubbliche amministrazioni, dei settori e delle qualifiche che sono collegate appunto al tipo di insegnamento che viene impartito da questo corso di laurea, soprattutto appunto comunque è nelle imprese dove si trova maggiore spazio e collocazione in questo ambito. Per quello che riguarda poi il problema del studente lavoratore, lo studente lavoratore ha anche la possibilità di frequentare il percorso come studente a tempo parziale, cioè lo studente a tempo parziale è uno status, diciamo, che si consegue a domanda appunto dello studente, che ogni anno può decidere di rinnovare o non rinnovare, che permette di articolare il proprio percorso universitario, anzi l'anno di corso, in 2 anni, cioè vale a dire, faccio un esempio, al primo anno bisogna conseguire 60 crediti, quindi bisogna sostenere un certo numero di esami. Lo studente può decidere di spalmare, come dire, il suo percorso universitario in 2 anni, poi al termine delle quali comunque può anche ritornare nella condizione originaria, per cui di fatto la posizione di studente a tempo parziale è una condizione comunque che a domanda dello studente è reversibile, per cui è una scelta di solito, così un po' come esperienza personale di studenti che ho incontrato che hanno fatto questa scelta, normalmente al primo anno non si sceglie direttamente di fare lo di intraprendere la carriera come studente a tempo parziale. Perché? Perché prima si cerca di sperimentare, di verificare anche se diciamo il mondo il lavoro consente di affrontare lo studio a tempo più o meno pieno, cioè se ci si fa insomma sostenere gli esami, per cui di fatto di solito lo valutano lo studente a partire dal secondo anno di fare una scelta di questo tipo. Tuttavia nulla lo impedisce, appunto nulla impedisce di fare anche questa scelta. Il problema è che ormai si struttura più che sulla la quantità di esami da poter dare e l'impossibilità di frequentare. Allora sì. Guardi signora, io se mi permetti Stefano, sì, mi intervengo per tranquillizzarla. Naturalmente l'opzione che le ha segnalato il collega è un'opzione che lei può utilizzare per l'appunto nell'ambito dei 3 anni quando vuole, può fare un rodaggio il primo anno e può deciderlo il secondo, o se ritiene chiaramente che il lavoro che sta svolgendo comunque la impegni in modo molto molto importante, beh, capisco che questa scelta può essere fatta già dal primo anno. Però guardi che di studenti lavoratori la nostra università ce l'ha moltissimi. E io come collega Benvenuti sono della laurea magistrale, ma ho collaborato quest'anno proprio nell'espletamento di alcuni incontri anche a livello didattico con Arezzo, proprio con la laurea che quest'anno, che l'anno scorso era presente, l'unica laurea che era presente, quest'anno saranno 2 ad Arezzo, quella nell'ambito amministrativo. Bene, ho avuto modo di avere contatti con circa 40 studenti lavoratori, dal vigile urbano al funzionario del comune, all'impiegato. All'impiegato di livello C, tanto per essere chiari, ecco, e queste persone io ho avuto modo di parlarne anche dopo il primo, alla fine del primo anno. Guardi, fra qualche giorno queste persone faranno un esame specifico, perché? Perché c'è sempre attenzione verso gli studenti lavoratori, perciò laddove è possibile vengono fatti anche diciamo così, degli appelli particolari per loro.
guardando chiaramente anche quelle che sono le esigenze. Le faccio un esempio: abbiamo fatto degli esami a gennaio e giustamente gli studenti lavoratori, è possibile metterli verso il fine settimana fra venerdì e sabato, e così è stato fatto. Perciò questa attenzione io la tranquillizzerei, signora Vitolo, nello specifico, ecco, c'è sicuramente. Chiaramente poi deve essere il tutto studiato insieme, ma uno può, diciamo così, andare incontro alle specifiche e singole esigenze, che poi sono diverse. Lei in che ambito, se mi posso permettere, in che ambito lavora? La pubblica amministrazione? No, io sono sommelier, lavoro per un'azienda vitivinicola che è anche agrituristica. Bellissimo, perciò chiaramente la nuova laurea nell'ambito agroalimentare sarebbe perfetta, si vestirebbe completamente proprio nella sua... Il tentativo è di rispolverare i miei vecchi esami di giurisprudenza e finire... Alta, un momento, mi scusi, signora. No, io ho un percorso a giurisprudenza interrotto da qualche anno. Allora, guardi, le do un'ulteriore informazione che potrà essere... utile anche a qualche altro suo collega che in questo momento ci sta seguendo in Google Meet. Se lei ha dato degli esami, magari le ha date all'Università di Siena o in qualche altra università. Ero iscritta a Siena. Sì. Ecco, ma anche se avessi dato in un'altra università del nord o del sud o del centro era la stessa cosa. Lei ha la possibilità di farsi valutare quegli esami nell'ambito della laurea triennale che magari abbraccerà e poi se ne può vedere assolutamente riconoscere. Guardi, i due docenti preposto a questa attività è un organo che si chiama Comitato per la Didattica, è un organo paritetico composto da 4 studenti, 4 docenti, 2 dei 4 docenti siamo per l'appunto, tanto per cambiare, io e il collega Benvenuti, e normalmente noi, signora Vitolo, facciamo l'istruttoria, ecco, laddove è possibile, e è sempre possibile, soprattutto quando il percorso, ripeto, è un percorso in ambito giuridico, quello che ha fatto lei, riconoscere delle materie integralmente o parzialmente. Guardi, le faccio un esempio per essere ancora più semplice, se è possibile. Lei magari ha già dato diritto costituzionale l'ha dato però nel 1999, bene, il diritto costituzionale le sarà comunque riconosciuto, ma a fronte dei 12 crediti sono previsti come crediti di formazione universitaria per diritto costituzionale, le saranno riconosciuti magari 8-9 crediti e dovrà fare un'integrazione, una piccola parte, chiaramente il titolo quinto della Costituzione se l'ha fatto nel 99. Io il titolo quinto l'ho fatto, non so. Allora, guardi, non dovrebbe nemmeno di questi problemi, perciò io la tranquillizzerei e la inviterei, visto il caso poi personale, quindi il discorso di privacy noi lo guardiamo con molta attenzione e siamo estremamente corretti da questo punto di vista, ecco, io la inviterei a contattare o il sottoscritto o il collega Benvenuti, perché poi tanto l'istruzione della pratica la facciamo noi, per avere dei ragguagli in merito, mandando magari una mail. Le mail nostre sono molto semplici, questo lo dico a lei, ma lo dico a tutti quelli che ci stanno ascoltando in questo momento, è il nome e il cognome del docente, roberto.tofanini@unisi.it o stefano.benvenuti@unisi.it. In più i nostri numeri di cellulare privati, sia il mio che quello del collega Benvenuti, sono senz'altro reperibili all'interno del sito del Dipartimento di Giurisprudenza, non ci disturba, ci può chiamare e le possiamo dare proprio nello specifico facendo riferimento anche al suo percorso, perciò non butterebbe nemmeno il suo percorso. Invece di fare 180 crediti magari ne dovrà fare molti di meno, e questo qui credo che sia un qualche cosa che in qualche modo la potrà, spero, tranquillizzare e magari spronare, perché è bello quando uno ha un'idea del genere. La ringrazio. Grazie a lei. Altre domande, Stefano? Ora non vedo richieste, però potete intervenire. Ecco, posso intervenire, io vedo che ci sono molti studenti. Guardate, una domanda, mi faccio io una domanda, magari la dovreste fare voi, però me la faccio io una domanda.
Perché? Perché è successo, succede un pochino in tutte le scuole dove andiamo, ma proprio poco prima del lockdown, prima della chiusura, diciamolo in italiano, va bene? Prima della chiusura, noi, io e il professor Benvenuti, eravamo invitati al liceo Virgilio di Mantova, un liceo classico con altri percorsi formativi, artistici, linguistici e quant'altro, uno dei licei più importanti della Lombardia, e per l'appunto ci è andata bene perché siamo riusciti a ritornare indenni da questa missione. Detto questo, mi ricordo che uno studente e una studentessa abbiano avuto modo di domandarmi: ma per entrare a giurisprudenza occorre o non occorre fare un test di ammissione? Allora, magari lo sapete tutti, però mi permetto di ricordarlo ancora una volta. Il test di ammissione universitario è obbligatorio per legge, ma esistono test di ammissione di due tipi. Quelli che sono preclusivi, faccio l'esempio di medicina, faccio l'esempio di professioni sanitarie, faccio l'esempio di farmacia, dove uno dà il test e può entrare o può, nazionale, può entrare o può non entrare. Ma tutti gli altri dipartimenti sono comunque tenuti a far effettuare alle matricole il test universitario, che non è preclusivo. Che cosa vuol dire? Non è preclusivo nel senso che una persona può non superare l'esame, ma iscriversi normalmente, può dare gli esami, e allora come compensa questo debito iniziale? Attraverso delle letture, attraverso degli approfondimenti che la commissione, che è composta per l'appunto dai docenti del comitato per la didattica, possono indicare, perciò superare un gap di ingresso. Però ricordatevi che il test ammissione comunque deve essere fatto e deve essere superato. Quindi c'è il modo chiaramente anche per prepararsi. Noi proprio a Siena abbiamo anche pensato a degli strumenti per poter in qualche modo agevolare la preparazione a questo test, e in tal senso passerei volentieri la parola al collega Benvenuti. Sì, proprio per il test, ora io avvierei, vi farei vedere una pubblicazione che consente agli studenti effettivamente di potersi preparare al test di ingresso a giurisprudenza. Un attimo solo, ecco, è questa, è visibile? Chiedo se è visibile. Roberto, è visibile? È visibile. Benissimo. È visibile. Si tratta di questo volume Verso giurisprudenza, che è edito dalla casa editrice Giappichelli di Torino, e che appunto contiene anche un prontuario di 700 domande e risposte che sono utili proprio per la preparazione al test di giurisprudenza. Questo volume può essere acquistato anche online tramite appunto il sito della Giappichelli Editore, oppure anche tramite, che so, vi sono alcuni strumenti privati o Amazon o altri, insomma, dove è possibile reperire questo volume utile appunto alla preparazione del test di accesso, che aggiungo verrà effettuato nel mese all'inizio dei corsi, per cui alla fine di settembre, primi di febbraio verrà indicata la data. E poi primi di settembre, scusami Stefano, primi di settembre, fine di settembre, primi di ottobre, e poi la seconda tornata a gennaio-febbraio. Sì, scusate, ecco, questo test è composto da 30 domande a risposta multipla. E di queste 30 domande bisogna dare 18 risposte esatte, per cui chi non supera il test, come ha detto il collega, sarà tenuto a svolgere un'attività didattica integrativa sulla base appunto di quello che verrà indicato appunto dopo il test agli studenti che non lo dovessero superare. Ma noi auspichiamo
che tutti riescono comunque felicemente a superare il test, anche perché in questa maniera potranno iniziare la carriera universitaria tranquillamente senza nessun ulteriore adempimento. Perfetto, delle domande? Ecco. Altre domande? Ci sono studenti, potete intervenire, eh? Altrimenti direi che darei la parola agli studenti tutor. Mi scusi, volevo fare un intervento, volevo semplicemente ricordare soprattutto agli studenti che è possibile consultare direttamente noi studenti tutor consultando le pagine social sia di Facebook che Instagram, infatti siamo perfettamente attivi anche soprattutto in questo periodo di emergenza. Quindi per qualsiasi dubbio o problema dovesse esserci, o anche dubbi riguardanti l'immatricolazione o altri ulteriori chiarimenti, siamo disponibili quotidianamente sulle pagine Instagram e Facebook del tutorato. Molto bene, Francesco è un altro studente tutor, si sente dall'accento, da dove viene non mi ricordo, Francesco. Siciliano, sì. Ecco, vedete, lui si spazia, i nostri confini spaziano dalla Sicilia alla Val d'Aosta e all'Alto Adige, perciò assolutamente. Ecco, quello che ha detto Francesco è molto importante, perché guardate, in questo periodo, in questi mesi nei quali siamo stati costretti a una reclusione fra virgolette forzata, l'Università di Siena non si è mai fermata, questo tenetelo presente, anche questo fa comprendere l'impegno dei docenti e degli studenti tutor che sono stati sempre comunque raggiungibili. Perciò ecco, quello che stava dicendo il nostro studente tutor, Francesco Cutaia, è molto importante. Potete rivolgervi a loro, alle nostre studentesse, ai nostri studenti tutor, per avere anche le risposte su casi che vi possono sembrare, diciamo così, secondari, ma che poi alla fin fine, come dicevo all'inizio del mio primo intervento, possono risolvere il percorso universitario. Quindi grazie Francesco per questo intervento. Sì, vorrei aggiungere... Ecco, aspetta, scusami Stefano, c'è la signorina Giulia, poi c'è un'altra Adriana che vorrebbero fare delle domande. Vai Stefano. Prego, prego, intervenite pure, la signora Pasqualoni. Sì, buonasera. Io volevo sapere una cosa. Sono una studentessa dell'Istituto Redi di Montepulciano e ho già passato il test. Volevo sapere se devo presentare, cioè al momento dell'iscrizione devo presentare qualcosa che attesti che io l'ho già passato oppure... Ma scusami, ha ricevuto il certificato che hai superato il test lì a Redi? Sì, sì. Perfetto. Te consegni quella al momento in cui te puoi fare la preimmatricolazione subito innanzitutto. Comunque al momento dell'immatricolazione presenti anche la certificazione che comunque in copia noi abbiamo, quindi stai tranquilla, anche se la perdi non succede assolutamente nulla. Lo presenti, te sei esentata dal fare il test perché sei già ammessa a tutti gli effetti, quindi non devi né pagare né fare il test. Questo lo dico per altri studenti magari che ci stanno ascoltando. Noi facciamo i test un po' in tutta Italia, veramente dalla Sicilia fino alla Lombardia e oltre. Quest'anno ci siamo dovuti fermare, nonostante siano fatti quasi 2000 test in Italia, però ci siamo dovuti fermare per ovvi motivi tecnici ai primi di marzo. Quindi per quanto riguarda la signorina del Redi di Montepulciano, stia tranquillissima Giulia, lei è già a posto, non deve fare nient'altro. Si preimmatricoli e poi si immatricoli ad agosto e l'aspettiamo volentieri. Va bene? Mille. C'è la signorina o signora Adriana Fabrizi. Sì, salve a tutti, buon pomeriggio. Buonasera. Buonasera. Sì, sono Adriana Fabrizi e frequento il quinto anno di liceo linguistico a Città della Pieve, in provincia di Perugia, e volevo chiedere, da un punto di vista disciplinare, con quali principali differenze vengono affrontate le discipline che accomunano sia una laurea magistrale che triennale? Prego Stefano. Sì, dal punto di vista, se ho capito bene la domanda, lei
voleva sapere dal punto di vista, cioè il modo in cui viene affrontata la disciplina. Chiaramente le singole discipline vengono affrontate anche tenendo conto del numero di crediti per i quali sono previsti certi tipi, cioè per quelle determinate materie. Faccio un esempio. Mettiamo che nella laurea magistrale l'esame di diritto costituzionale è un esame da 12 crediti e invece nell'ambito della triennale fosse un esame da 9 crediti, ovviamente il programma è un pochino più ridotto, in quel senso è diverso l'approccio, ma dal punto di vista e quindi anche sui contenuti, perché è evidente che nelle lauree triennali cioè i contenuti dei corsi delle singole materie sono indirizzati all'approfondimento di quelle tematiche che sono utili per quel tipo di percorso formativo, ovviamente. Nell'ambito della laurea in giurisprudenza il discorso è ancora più ampio, perché è chiaro che la laurea in giurisprudenza non privilegia un settore disciplinare rispetto ad un altro, in realtà nemmeno le triennali lo fanno, però nelle triennali c'è un indirizzo più marcato, diciamo, più immediatamente percepibile. Nell'ambito della laurea in giurisprudenza vengono affrontati tutti i settori, tutte le materie, quindi tutto quello che è utile poi per il futuro giurista, e lo studente ha quindi però l'opportunità anche in quel caso di indirizzare il proprio percorso, di approfondire comunque i settori che sono più di suo interesse, e quindi in questo modo con le materie a scelta si costruisce, diciamo, un proprio percorso formativo che però è interamente strutturato e ha come base concreta il piano di studi ministeriale che è previsto per la laurea appunto in giurisprudenza. Nelle lauree triennali c'è un percorso di base, anche nelle lauree triennali c'è la possibilità di inserire materie a scelta in numero inferiore rispetto alla laurea magistrale, però c'è questo tipo di possibilità. Però ecco, la differenza sta nel fatto che nella laurea triennale c'è un indirizzo più specifico, per cui, come dicevo prima, soprattutto al terzo anno i tre percorsi, i tre indirizzi sono diversi, perché è evidente che nel settore, che so, per consulente del lavoro, nell'indirizzo per consulente del lavoro, ci sono alcuni insegnamenti che non sono presenti in ambiente, in impresa, ambiente e servizi agroalimentari, oppure altri insegnamenti che non sono presenti in amministrazione, sicurezza e servizi al territorio. Ecco, in questo senso c'è una differenziazione, ma dal punto di vista appunto della comunque della dell'efficacia di questo tipo di percorso, il percorso ha efficacia perché è tarato in modo tale da consentire una formazione ottimale in quel particolare specifico ambito. Ecco, non so se ho risposto, se era questa la domanda, sì, se sì, ho risposto sì, in modo esauriente. La ringrazio. Signorina Valentina Usai. Valentina Usai. Sì, salve, sono Valentina, salve. Frequento il quinto anno del liceo scientifico a Prato, in Toscana. E in seguito a questa domanda che aveva fatto Adriana, volevo sapere nello specifico quali erano i corsi formativi opzionali che lo studente può intraprendere in seguito. Scusa Valentina, ma sì, il tuo liceo qual è? Il Copernico? No, è il Cicognini, Convitto, ecco. Cicognini. Noi eravamo al Copernico. Benissimo, va bene, sì. Ottimo. Fai pure la domanda. Per quanto, sì. Questa domanda per quanto riguarda la giurisprudenza. Magistrale, per sì, la magistrale. Sì. Ma guarda, dal punto di vista numerico la scelta è estremamente ampia, perché abbiamo materie opzionali che riguardano tutti i settori. Quindi, che so, tanto per fare un esempio, nell'ambito, che so, del diritto amministrativo, nel settore del diritto amministrativo e quindi del diritto processuale, anche amministrativo, c'è diritto degli enti locali, poi, che so, c'è diritto dei servizi pubblici e poi ce ne sono altri due o tre, insomma, solo in quel settore, capito? Per cui abbiamo decine
di materie opzionali, ecco, quindi che sono un po' in tutti gli ambiti dello studio, anche nell'ambito storico, filosofico, economico, che so, obbligatorio è economia politica, no? Che è la materia obbligatoria, però se uno studente gli interessa quel settore, che so, può sostenere un esame diverso, tipo ad esempio economia aziendale, ecco, ci sono, diciamo, varie opportunità e vari percorsi. Fra l'altro verrà pubblicato fra un po' il nuovo notiziario studenti. Nel notiziario studente sono elencate tutte le materie, quindi tutta l'offerta didattica che è presente nel nostro dipartimento. Quindi potrai vedere quante sono e di che tipo, insomma, sono un po' in tutti i settori, sono tantissime. Posso un attimo, professore? Prego, vai. Per rispondere alla domanda di Valentina, tutte le informazioni in maniera chiara sono presenti nel notiziario che diceva il professor Benvenuti, che puoi trovare sul sito di GIUR, basta digitare di GIUR, che sta per Dipartimento Giurisprudenza, e lì trovi non solo il notiziario degli anni precedenti, che può essere già un buon vademecum per quello che sarà quello dell'anno a venire, ma anche l'organizzazione di tutti i singoli anni, perché le materie a scelta, che sono cinque, si dicevano, sono ripartite in maniera diversa a seconda del piano di studi che ex officio ti viene dato direttamente dal Dipartimento. Quindi DGIUR, che sta per Dipartimento di Giurisprudenza. Gran parte delle informazioni si trovano lì con una facilità disarmante. Sì, digiur.unisi.it, Sì, digiur.unisi.it. basta digitarlo su Google, si trova Poi facile, insomma. appare, infatti, perfetto. Ci sono altre domande? Curiosità? Forza ragazzi, approfittatene. Ci sono gli studenti tutor e vogliono intervenire? Qui vedo una chat di Marco del De Carolis, la vedi te? Perché non la No, vedo non la tutta vedo. io. Non la vedo nemmeno io tutta, però vedo il nome. Marco, sei in collegamento? Marco? Dunque, abbiamo fra Ecco, l'altro qui. eccomi, eccomi, avevo dei problemi col collegamento. No, dicevo a quest'ultima ragazza che aveva fatto questa domanda per quanto riguardava le materie a scelta, che in aggiunta appunto a quella ventina o più che sono proposte dal Dipartimento, eventualmente possono essere inserite nel piano di studi anche materie di altri corsi di laurea Assolutamente eventualmente. Quindi, cioè, la scelta insomma si amplia ulteriormente. Era sì. solo per fare questa precisazione. Una giusta precisazione, Marco, anche se dobbiamo ricordare che in questa ipotesi lo studente dovrà chiedere chiaramente al Comitato per la Didattica Sì, se il percorso naturalmente, certo. è molto, diciamo così, lontano da No, giurisprudenza. è chiaro, ma sì, infatti facevo riferimento a ambiti comunque affini, insomma, No, ma però. comunque, guarda, una precisazione, Marco, non giusta, è giustissima, perché mi è successo a me di avere una studentessa che voleva approfondire il settore antichistico, perciò dopo aver dato storia del diritto romano, persone in mio esame, persone in famiglia del diritto romano, voleva dare storia romana e la voleva dare a lettere ed è stata autorizzata naturalmente. Perciò Sì. sono percorsi che possono, ha fatto benissimo a precisarlo. È un'ulteriore possibilità che viene offerta ai nostri studenti. Vorrei aggiungere sul tutorato una cosa che non abbiamo detto. Qui avete conosciuto gli studenti tutor, quindi studenti a tutti gli effetti che svolgono questa attività appunto di supporto. Però bisogna anche aggiungere che anche i docenti sono tutor. Sì. Infatti, al momento dell'immatricolazione, poco dopo l'immatricolazione, ogni nuovo iscritto, ad ogni nuovo iscritto verrà assegnato, indicato un nominativo del proprio docente tutor, cioè di un docente che potrà essere a disposizione, può essere contattato tutte le volte in cui lo studente ha qualche problema e necessita appunto di una risposta. Quindi anche una sorta di tutorato personalizzato svolto da parte degli stessi docenti, oltre che dagli studenti tutor. Per cui diciamo è un'intera, come dire, è una macchina organizzativa, quella del tutorato,
che ci sentiamo di dire che a giurisprudenza nello specifico funziona molto bene. Funziona molto bene in tutto l'Ateneo, devo dire, perché è stata organizzata veramente ormai da anni ed è implementata ogni anno, diciamo, è anche ulteriormente valorizzato questo servizio di tutorato. Però ecco, bisogna anche sottolineare questo aspetto che non, mentre gli studenti tutor sono presenti ovviamente comunque anche in altri atenei, ecco, questo tutorato personalizzato, cioè l'affidamento ad un particolare docente di un particolare studente, è una caratteristica propria del nostro dipartimento. Bene, altre domande, ragazzi? Dunque, del test d'accesso l'abbiamo parlato. Abbiamo parlato, per cui ci sono altri studenti presenti, vedo. Se ci sono altre domande, noi rispondiamo molto volentieri e siamo a disposizione. Possiamo ripetere eventualmente sulle prematricolazioni? Che sì, sono ribadiamolo, aperte le prematricolazioni. Sì, se detto all'inizio qualcuno è intervenuto, è entrato in questa aula virtuale più tardi, le prematricolazioni sono già aperte, ci si può prematricolare entrando direttamente nel sito web dell'Ateneo www.unisi.it e in questa maniera la procedura può essere effettuata interamente online e così appunto si alleggerisce anche il percorso che poi al momento dell'immatricolazione che avverrà a partire dal mese di luglio, quindi verso al termine dell'esame di maturità, mi sembra inizino le immatricolazioni il 23 di luglio. Sì, nella seconda metà di luglio. Nella seconda metà di luglio inizieranno le immatricolazioni. Chi ha già fatto la preimmatricolazione, diciamo, è a metà dell'opera e quindi anche diciamo un percorso più agevole. Comunque tutto, in realtà tutto è abbastanza semplice e intuitivo. Vi è poi la possibilità di rivolgersi anche agli uffici, all'ufficio per le relazioni con il pubblico, c'è anche un numero verde che si può consultare e comunque l'ufficio orientamento di Ateneo è sempre a disposizione per dare informazioni in questo, su questo ambito. Bene, a questo punto... Se non ci sono altre domande, altre curiosità, allora guardate, prima di chiudere, sono le 16 praticamente, prima di chiudere diamo nuovamente i nostri recapiti. Una domanda sì, dalla signora Dagnese, dalla signora Lucese. Prego, signora. Niente, mi veniva in mente questo test per l'accesso. Si potrebbe fare, come appunto nel mio caso, anche al quarto anno, anche per valutare i fini dell'orientamento, oppure è riservato solo a ragazzi del quinto? Purtroppo, è riservato solamente a ragazzi del quinto, signora, e per un motivo molto semplice, perché è un vero e proprio atto ufficiale, perciò quando noi lo facciamo... l'avremmo fatta a Montesilvano senza andare tanto lontano per rimanere in Abruzzo, ecco, come abbiamo fatto l'anno scorso, facciamo il test e a valenza ufficiale, come se fosse stato fatto a Siena, né più e né meno, viene fatta la presenza dei docenti universitari dell'Università di Siena, nello specifico il sottoscritto e il collega, e chi lo supera, chiaramente, come è successo, come ricordava la signorina che aveva fatto l'Istituto Reti di Montepulciano, è, diciamo così, a posto, non deve più ripeterlo. Semmai, ecco, il testo che ha suggerito il collega può essere un testo che fa comprendere quali possono essere le difficoltà di questo diciamo così, esame di ammissione o test ammissione o test di autovalutazione, chiamiamolo come vogliamo, comunque il senso è quello. In quarta noi possiamo farlo e l'abbiamo fatto in alcune scuole, signora, ma su richiesta
dei dirigenti scolastici come simulazione, però in quel caso lo facciamo cartaceo. L'abbiamo fatto per esempio a Nuoro, dove siamo stati invitati ai licei di Nuoro, al liceo classico Asproni di Nuoro, e abbiamo fatto in forma sperimentale un pretest ai ragazzi di quarta in cartaceo, non con 30 domande, ma perché si rendessero conto un pochino delle difficoltà. Però il test ufficiale è riservato solo alle studentesse e agli studenti di quinta. Grazie a lei, signora. Grazie. Grazie a lei. Allora, come stavo dicendo prima, se non ci sono altre domande, diamo nuovamente i nostri riferimenti. Potete contattarci senza nessun problema mandando una mail ai seguenti indirizzi: roberto.tofanini@unisi.it, stefano.benvenuti@unisi.it. Come dicevo prima, i nostri numeri di cellulare sono comunque a disposizione. Comunque lo diamo, tanto non c'è nessun problema. Il mio è 338-7588-780, il numero del collega è 347-7419-1. No, ho sbagliato. Ho sbagliato. Era 335-47-02. Oh signore, mi sono dimenticato il mio numero di cellulare. In più, ecco, una indicazione ulteriore, magari, questo sì, sia il collega Benvenuti che il sottoscritto fanno regolari ricevimenti via Skype, naturalmente, in giorni che sono indicati nella pagina docente, facilmente reperibile, all'interno del sito universitario. Perciò, diciamo così, siamo a tutto tondo a vostra disposizione. Per i ragazzi che fanno quinta si comprende che ora le preoccupazioni siano rivolte all'esame di maturità, però se qualcuno a volte ha necessità di parlare, di avere ulteriori informazioni, parlo per me ma parlo anche per il collega, siamo sicuramente disponibili. Stefano. Bene, allora intanto ringraziamo della partecipazione. Ecco, scusami, giustamente Antonio diceva, anche gli studenti tutor sono a disposizione. Mi scuso Antonio, parla di come potete essere facilmente raggiungibili, fai tutto quello, di tutto quello che vuoi. No, considerando il fatto che so quanto può essere utile, perché a settembre non pochi ragazzi sono venuti lì anche al banchetto quando prima dell'emergenza ci interfacciamo di persona, so quanto può essere utile togliere ogni eventuale dubbio su come potrebbe essere la vita a Siena. C'era una ragazza che prima è intervenuta perché ha detto che la sua aspettativa è quella di anche spostarsi da casa. Per lo più siamo tutti di giù, tutti del centro, tutti fuori sede, indipendentemente da dove si venga. E quindi può essere utile anche interfacciarsi con un coetaneo per tutto l'aspetto della vita a Siena. Con WhatsApp si fa subito, si scambia un messaggio, o con la mail istituzionale. Come diceva Francesco prima, si trovano facilmente i recapiti sulla pagina Facebook e Instagram del tutorato. Abbiamo una nostra pagina. Hai ragione, assolutamente. Che può essere utile a loro, insomma. A me fu utile il primo anno, ecco. Io un'ottima indicazione, Antonio. Perciò sfruttatelo, diciamo, sia io che il professor Benvenuti, sfruttate i nostri tutor che sono bravi e sono sempre a disposizione e vi sapranno dare un supporto importante. Questa è una raccomandazione che facciamo a tutti quelli che sono in collegamento, e ditela anche ai vostri amici. Per qualsiasi cosa potete rivolgervi a noi o agli studenti tutor, noi siamo a vostra disposizione. Prego Stefano. Sì, dicevo, siccome ci sono ancora molti studenti collegati, sarebbe interessante sentire anche da dove ci chiamano. Questo è incuriosito anche me, senti. Molto interessante, per cui vediamo un pochino. Chi ha, qui la signorina Fabrizi era entrata l'altro... Ecco, la signorina Baldanzi, Alessia, c'è lei? Oppure Cersosimo? Non vi vergognate, entrate, Caselli, senza problemi. Intervenite pure, aprite il microfono e potete interagire con noi.
Guardate, questa richiesta che vi facciamo è per farvi comprendere come, e questo è stato detto anche dagli studenti tutor, come l'ambiente sia un ambiente ospitale. Spetta anche a voi però fare un passettino, perciò magari, anche se non avete domande, presentatevi, questo ci fa sicuramente piacere. Ecco, qui c'è una persona, però non vedo. Vedo una G, Stefano. Non so. Ora io intanto